Il paradiso delle signore. Mercoledì, 16 dicembre 2020. Luciano chiede a Federico di passare la vigilia di Natale con lui, con Clelia e con Carletto. Il ragazzo è titubante perché sarà il primo Natale che vivrà con la sua famiglia divisa. Quindi non accetta né rifiuta. Vittorio decide di prolungare l'iniziativa che aveva avviato al paradiso perché nota il grande successo che ha riscosso. Nella famiglia Amato gli attriti sono moltissimi anche perché tutti desiderano sapere per quale motivo Giuseppe sia sparito così a lungo. Rocco, invece, non è minimamente diffidente ed è felicissimo di poter stare di nuovo con l'uomo. La sua fiducia è assoluta e questo lo porta a discutere anche con Salvatore. Armando soffre per questo grande cambiamento, mentre Giuseppe si ripromette di conquistare la fiducia dei suoi parenti. Fa il possibile per tornare ad essere amato da Salvatore. Ma, allo stesso tempo, si ripromette di conquistare anche la moglie. Quest'ultima è molto distante, e gli fa capire che non può fare come se nulla fosse dopo un lunghissimo periodo di assenza. Vittorio e Marta decidono di passare il Natale con i nipoti, causando l'ira di Adelaide. Umberto, però, è preoccupato perché teme che Vittorio, rivedendo Marta, possa parlarle della vicenda della vera paternità di Federico.